posto. Faccio 20 euro. Un po' andiamo verso fuori. Vabbè, dai, ora tempo si mette in corrente. Comunque non siamo proprio là sopra, perché c'è più fondale. Quest'ora già era arrivato. Comunque, facciamo una mezza scarrocciata. Meno che non è là, vedi, perché c'è una schiarita là. Ragazzi, Rocco col popper, spinning offshore, ah! Avanti Rocco, tiraci fuori sto pescione, va. Ragazzi, oggi mi sono munito veramente di un team di pesca. Peccato che mio padre non è potuto venire, però veramente oggi siamo molto molto determinati e speriamo che i pesci lo siano altrettanto. Pesce in canna, ragazzi, pesce in canna! Pesce in canna! Da come fa sembra un luvarotto. Vediamo. Pesce in canna! Prima calata, ragazzi. E già la giornata promette bene. No, sono due, ragazzi. Due bei sugherelli. Olè! Ah, no! Bellissimo! E giga di qui e giga di là, trallallero, trallallà. E mandiamo a fondo, ragazzi. 5 metri verso l'alto e si va a fondo. Intanto Rocco si cimenta con i sauri. Ci sono barche che si spostano, Rocco dietro. Vabbè, ma non penso che hanno visto mangianze, perché non ancora. Noi ragazzi, come vedete, siamo armati fino ai denti. Ci sono. C'è una, la mia amata Spire con il jig, canne con la bombarda, Rocco pure ha il setting sia da spinning che con la bombarda. Insomma, ragazzi, siamo pronti, come vedete, ad ogni evenienza. E speriamo in una mattinata proficua. Sicuramente divertente lo sarà, come vada. Però oggi abbiamo aspettative veramente buone. C'è una giornata meravigliosa per essere a fine febbraio. Ragazzi, come vedete, i gabbiani sono in stormo, ci stiamo avvicinando alla mangianza e vediamo di portare almeno Rocco a portata di lancio e poi fare qualche lancio anch'io. Purtroppo no, ma si muovono, eh? Cosa? Una giada da fare. Ragazzi, pesce in canna per Rocco. La sua cercata è sempre micidiale, anche da barca, ragazzi. Vediamo, un bel sugherello sul mouthworm più alto. Complimenti, complimenti. E ragazzi, a trena col vivo possiamo andare con questi saurelli oggi. Meno male che ci sono loro a farci divertire un po'. La mangianza purtroppo era troppo veloce, abbiamo fatto un lungo inseguimento, ma dopo un po' si è inabissata e arrivando fuori dalla nostra portata non si vede neanche più, quindi siamo ritornati sullo spot a fare qualche altra cala. Eccolo qua, un altro pesce in canna, ragazzi. Penso che sia sugherello. Minchia che resistenza che fa. Mamma mia. Sì, non ci ho pensato a portare la canna più questo è grosso, questo è bello. Questo è veramente un bel sour. Wow! Ecco, erano più o meno in questa taglia quelle l'altra volta. Bel sugherello XXL questo. Ah no, strano. Vediamo. Ma senti qualcosa? Ah, c'è. Una tracina. Tracina sul gig. Ora come. Aspetta, nella mia borsa c'è una pinza. Speriamo che si slama. No, non si slama. Vabbè. Nella mia borsa c'è una pinza, piano piano. Cosa da pazza, devi vedere. Su un jig da 60 grammi a bocca. Ce l'ho, sì, ce l'ho. Minchia. Mamma mia, ragazzi, pesce in canna finalmente. Aspetta.
Ok, finalmente. No, tranquillo, tranquillo. Ce la devo stancare, giustamente. Ragazzi, pesce in canna finalmente. Mi dispiace che l'hai persa, cavolo. Ah, sei slamato. Speriamo che non la slamo pure io. Mamma, che piega. Fantastico. Attento, Rocco, che sei di sopra. Ok, vabbè, tu hai modo. Sembra di pescare a bolognese. Minchia, bellissimo. Sì. Ma si avvicinare col motore, forse, vero? Non è grande, eh? No, 2 chili no. 2 chili non penso. Wow! Mi sento un bimbo al parco gioco. Ehi! Stai guardando veloce. Cavolo, mi dispiace, Rocco, io. Però il lancio buono l'abbiamo fatto. Tu pensa, è abboccata senza... senza prima. Oh, il 20. È 26, mi sembra. Sì, tranquillo. No, c'è la frizione regolata. Per ora è stazionaria sul posto. Bella sta canna, eh? La prima volta che la provo col pesce in canna. Il retino è là nel gavone. Devi togliere la canna da spinning e lo prendi, per favore. Mamma, che bella piega, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, ragazzi, finalmente. Però ancora non parliamo. Mi sento un pescatore de bolognese per ora. È un po' lunga, lo so, per la barca, lo so, però con la bombarda avevo pronta questa. Siccome sono partito de fretta. Dai, si inizia a vedere, dai. Il manico è qua, no, non è questo, no, è qua il manico, Rocco. Qua è, si inizia a vedere, bella è. Bella è, si inizia a vedere. Eh sì. Ah, è puro. Pura pala, oppure la palatura incarapettata. Rocco. Dai, per favore, ma fare bene. Con calma. Dai, forza, dai. 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 Bravo! Mamma mia, grande! Slami tu? Dai, ti faccio una ripresa com'era. Dai che sono partiti, va. Motore acceso. E devo slamare, se no non posso lanciare, capito? Sì, grazie. Bellissima, Rocco. No, non è grande, sarà quanto? 400, 600? Bella. Bellissima, vai. Posala, poi la facciamo. Non ti preoccupare. Andiamo, dai. Sì, aspetta che... Ok, andiamo, dai. Bello, dai. Ragazzi, ho interrotto un attimino la pescata. Purtroppo le mangianze sono diventate rare da vedere, però volevo fare un'inquadratura come si deve a questo magnifico esemplare di tonno alletterato, che è il mio primo in offshore. È stato veramente spettacolare. E spero che ancora ce ne siano altri, perché voglio prenderne qualcuno con uno dei miei jig, come vedete già lì pronto. Speriamo bene. Non è enorme, sarà un pesce fra il mezzo chilo. Quanto è, Rocco, secondo te? Un chilo c'è. E come primo mi va benissimo. Ci tenevo pure a dedicare sta cattura al grande Rocco, che con la sua esperienza ha reso possibile tutto questo, perché sennò io non ne avrei preso, ragazzi. È tutto meritato. E che, ragazzi, avere qualcuno che ne capisce in barca. Io sono bianco di questa pesca, nonostante sia una delle pesche che amo di più, però non è che l'ho mai praticato lo spinning offshore. Quindi avere Rocco in barca sicuramente fa la differenza fra una cattura e un cappotto. Finalmente, grande Rocco. Vai. Se sono... Ok. Vai, cogitillo, con calma. Piano piano, raccogli. Bella, eh? Minchia! Complimenti. Piano piano. Non li vedo più. Vabbè, adesso che io faccio... Attenzione. No, solo un pochettino a sinistra, grazie.
No, 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 chiuva a sinistra, vai verso sinistra. Sì, a rete va, sì, a rete è meglio. Ok, ok, a posto, a posto. Ok, un peccato se taglio filo ora. Non si vede un occhio. Vabbè. Anzi. Grande Rocco, dai, ti faccio la ripresa. Ui, da canna, che bello. Sono partiti di nuovo, eccoli là. Chissà se ci arrivo da qua. Ora, ora, ora te lo prendo. Non ci arrivo, peccato. Mamma mia quanto su. peccato, non ci arrivo. Vabbè, oh. No, c'è. Ora te lo incoppo io, non ti preoccupare. Tranquillo. Su questo, non ti preoccupare. Mi avvicino col motore. Sì, accelerare da qui. È il tempo che ci vuole. Sì, lo so dov'è. Tranquillo, so come si fa. Tranquillo, fai con calma. Non è che... Wow! Figata! Attenzione alle canne, eh! Veramente, tira troppo! Non si stanca, sì! È un bel pesce, eh! Tranquillo che ce lo avviciniamo di prua! Piano piano si stanca! No, secondo me è un bel alletterato grosso, eh! Sì. Attenzione. Sì. Sta attenta la canna dietro. Sì, tranquillo. No, se non lo taglia il filo, dico. Fra poco lo tagliava, se non gli dicevamo niente non se n'era manco accorto, con ognuno giustamente. Ah sì, tu dici era fatta apposta. Ah, questo sì, vabbè. Stacca moto. Lo allontano dall'eliche, capito? Perché giustamente. Sì, lo so, si poteva anche tirare, però per ora ti aiuta a te, faccio da skipper. Piano piano. Che perché non è che... Metti che ero io. Rocco. Ora tiro, se posso tiro appena è possibile, dai. Non ti preoccupare. Piano piano. Lo so, piano piano. Dai che siamo quasi arrivati. Aspetta. Oh, ancora no. Sì, lo so. Vai la domenica. Dai. Ok, bella. Bella questa, dai. Sì, andiamo. Attenzione, eh? Attenzione a dove metti i piedi, Rocco. No, ma si sono inabissati, non... Ah, sì. Non è accesa, eh? Sì, certo. Grande, Rocco! Vai, che siamo sulla mangianza, vai! Dai. Se ne sono andati. Il jig sembra non funzionare per ora. Vai. Ragazzi, altro pesce in canna per Rocco. Io ho montato l'unghietta. Non li vedo più però. Non li vedo più purtroppo. Non so dove sono. E vabbè, dai. Abbiamo preso un'altra a me. Ce l'hai ancora? Meno un po' leggera viene. Ah! Peccato. Pesce in canna. Vediamo di che si tratta, sicuramente qualche sugherello, penso, ragazzi. Ah, così, vediamo un po'. No, non sembra sughero, eh? Vediamo.
Ma sono... No, sono più di uno, infatti. No, sugherello e sugherello, sì. Oh! Bene! Benissimo! Ok! A traina, veramente, perché ero fermo. Tra l'altro c'è uno scarroccio importante. E quindi, ragazzi... Ok! Grande Rocco! Veramente? Coreano più Kabura, Rocco pesce in canna! Vediamo che c'è, dai, dai, dai! Eccolo, oh, oddio, non è... Che è? Sì, 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 sì! Che cos'è? Ehi, bella mopa! Bella mopa, cazzo! Complimenti! Che a Kabura! Bravo, bravissimo! Vero? Oh! Finalmente Rocco col pesce in canna, ragazzi! Vediamo che cos'è. Ah, non so. C'è stata una scodata. Che cos'è? Ah, fagiano. Beh, era da un po' che non ne vedevo. Pesci sotto? E allora, facciamo qualche lancio. Facciamo qualche... Ah, sì? Non lo so. Ma su sabbichi? Ah. Funziona? No, vabbè. Vediamo. Ah, sugherellotto, avanti. Bene, bene. Ragazzi, dopo una ricerca estenuante a seguito delle mangianze prima di andare via, un bello strike di sauri. Ho detto a Rocco, facciamo due cale sul tubo e qua ci siamo. Ecco, vediamo un po' di che si tratta. Sì, sembra un bel sughero. Sì, 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 sì. Bellissimo sughero anche questo. Ok. Ne avrò perso qualcun altro in calata. Sì, subito. E aspetta, il secchio c'è. Vai, vai. C'è un canestro. Ok.